consuetudine il Ponte 10 si è classificato come il vero ponte del gossip di Capitani in mezzo al mare, e questo potevamo farlo soltanto con il nostro Capitan Gossip Solange. Bene, oggi parliamo di una cantante italiana, un'artista internazionale, Laura Pausini, diciamolo subito. Lei ha iniziato al Festival di Sanremo timidamente, ma già era un'artista clamorosa. E poi, com'era la sua canzone? Aspetta che mi viene. Ah, la solitudine tra noi. Questo silenzio dentro me è l'inquietudine di vivere la vita senza te. Comunque lei era bravissima al Festival di Sanremo, ha superato le sue timidezze e adesso è compagna del chitarrista Paolo Carta, che ha lasciato sua moglie e ben 3 figli per seguire la cantante Laura. Ti prego, aspettami perché non posso. Vogliamo sapere di tutto di più della bravissima Laura Pausini. E ora io sono stato in silenzio, ma tu devi scomparire. Laura Pausini, facciamo proprio una pausa, una piccolissima pausa. Incontro Laura Pausini in un ristorante di Roma e, curiosissimo come sono, voglio leggere la mano, naturalmente. Lei acconsente, è una donna estremamente dolce. Al suo fianco c'è un chitarrista che ama davvero, e non soltanto è un chitarrista con le note musicali, ma è un chitarrista che le suona quelle belle canzoni dell'amore. Lei è rimasta colpita da questa grande magia che questo ragazzo ha dentro di sé. Quindi è veramente un grande amore. Sulla sua mano c'è una nota un pochino triste, vorrebbe avere un figlio. Per lei sarebbe la cosa più straordinaria. Linea della vita molto lunga, il Monte di Mendere un pochino piatto, quindi è una ragazza apparentemente molto forte, ma in realtà ha delle grandi fragilità. Colleziona acquasantiere. E io curiosamente le ho detto, ma perché acquasantiere? E lei mi dice, io credo molto in Dio, ed è stato proprio lui veramente a darmi una mano nei momenti più estremamente difficili. Quindi è una ragazza veramente dal cuore d'oro, una ragazza che avrà quest'estate un successo travolgente, sarà un turbinio di folla che l'ascolterà e soprattutto avrà delle canzoni straordinarie. Perché una vita sola non può bastare per dimenticare quanto si può amare. E preparatevi, udite, inciderà fra poco un disco con tutte canzoni scritte esclusivamente da lei, prenderà un premio all'estero importantissimo e soprattutto ce la ritroveremo magra, asciutta come una lice. Credi in te, ascolta il tuo cuore, fai quel che dice anche se fa soffrire. Chiudi gli occhi e poi tu lasciati andare. Brava Laura, ma soprattutto non fare più pause, quelle piccole pause che noi sappiamo, ovvero sia non fare quello, non fare quell'altro. Il tuo pubblico ti ama, fai tutto, sei adorata da tutti, allora bando alle pause e vinca Laura. Laura, ti vogliamo bene. Incancellabile. Amici di Capitani in mezzo al mare, eccoci qua, ci stiamo immergendo. Queste sono le splendide acque di Orgada. Pronti? Vai!
Isoradio, il canale di pubblica utilità della RAI in collaborazione con Autostrade per l'Italia e Autostrada dei Fiori. Direttore Riccardo Berti. Eccoci qui nello spazio, diciamo, più importante dei Capitani in Mezzo al Mare, quello che riguarda la viabilità, e siamo proprio qui negli studi di Isoradio insieme a Paolo Tessa. Ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno a te Federica. Allora, oggi vogliamo parlare dei tutor. Ah, sì, di che certo. Cosa si tratta, Paolo? Beh, tutor è un sistema innovativo che è stato messo a punto da Autostrade per l'Italia con la Polizia Stradale per monitorare la velocità dei veicoli sulle autostrade. Ecco, ma in che modo riesce a monitorare il tutor? Il monitoraggio avviene con due rilevazioni a distanza di alcuni chilometri e con un calcolo automatico e aritmetico della velocità a cui il veicolo sta percorrendo quel tratto, e quindi naturalmente verrà penalizzato se la velocità è superiore a quella consentita. Quindi noi lanciamo un appello: andate piano, andate altrimenti piano. Il tutor vi punisce. Assolutamente. Giusto, sì. Paolo? Allora, come sempre Paolo, io scappo di nuovo, raggiungo Roberto e ti lascio a te tutto lo spazio per lanciarci. Bene. Okay? Grazie Paolo. Grazie a te. E allora a questo punto, come di consueto, la linea torna a Roberto e Federica e noi ci rivediamo la prossima settimana. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare. Ma il capitano non è qui con me. No. Federica, dove sei tu? Poi continua così. Qui, ah, qui. Sei qua, non ti vedevo, cara Federica. È guardate, vero. Rimanete sintonizzati con noi perché la fortuna vi pioverà addosso. E soprattutto ne vedrete delle belle. E ciao, ciao. Cantiamo insieme la sigla. 1, 2, 3, 4. Capitani in mezzo al mare siamo noi. Capitani in mezzo al mare solo noi. Capitani in mezzo al mare siamo noi. Sempre onde da parare. Capitani in mezzo al mare. Tanta voglia di mixare. Capitani in mezzo al mare. La bellezza è navigare.